tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, sul nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a fare vedere un nostro liquido. Vai Birillo, esponicelo. Allora, si chiama Bounty Hunter, un liquidozzo 70-30 fatto da noi con la basetta della Revolut. Abbiamo messo 90 ml di base e 10 d'aroma. Zero nicotina. Zero nicotina. L'abbiamo fatto, l'ho lasciato a maturare. Allora, al suo interno ha un tabaccoso, mandorla, cocco e un pizzico di cannella, che a lui ci piace tanto questa cannella qui, che ti fa ricordare un po' come essere in Trentino Alto Adige quando ti mangi lo strudel che vai al mercatino natalizio. Ora andiamo a fare la prova di svapo e a tirare qualche conclusione a questo liquidozzo aroma della Twisted. Preso da Svapo Caffè, ricordiamo Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia. Andate a trovare, ci sono tanti aromi, sono arrivati tanti aromi, andate a fare un giretto, vi potete sbizzarrire provando a fare dei liquidozzi come volete voi. Come al solito lo vado a provare con il Gani e il Druga. Io ho Gani e Guru da 1,5. È un po' che lo stiamo provando, questo tubetto ci sta tornando bene. Single battery, spinge bene. Sì. Ma poi ne fa un botto. E mi ricorda un botto lo strudel. Anche se c'è il cocco dentro, però. Ma però la cannella ammazza tutto. Sì. Dovrebbe è un pugno sentire in bocca. Che voto ci dai, Gabriel, questo liquido? Un 7. Un 7. Poi che piace la cannella, chi gli piace la cannella, proprio come mangiare uno strudel. Sì. È proprio la sua fotocopia dello strudel. Allora anch'io ci do un 7. Perché come li piace? Sì. All day? No. No. La sera va bene, ti farà un qualche tiro. Allora, dalla taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e la pagina su Facebook. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Un bacio.